Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove vi dico come e dove Lion ha incontrato per la prima volta i suoi amici, ma anche dei nemici. Comunque non mi prendo altro tempo e vi lascio con il video. Senza casa, dove andrò adesso? Cosa farò? Senza un letto, è tutto distrutto. Ehi, salve! Ma lei chi è? Un gentile signore nella foresta! Com'è bello incontrarla! Ah, e tu, chi sei? Sono rimasto? Rimasto senza casa, signore! Non ho più niente, non ho nulla per sopravvivere! Vieni con me! Oh! Le cose sono due, o questo gentile signore vuole approfittarsi di me e schiavizzarmi, oppure mi sta offrendo una nuova casa. Devo seguirlo, non ho altra scelta. Andiamo. Oh, che bello! Questa sì è una casa reale, signore! Abita nelle fogne. Andiamo. Oh, com'è gentile a portarmi qua nella sua dimora. Ma quanta gente! Guarda, che bello! Lioness... Oh, cacchio! A quanto pare sono capitato... in una fazione di fans! Ah, che bello! Mi fa piacere! Fermi tutti, mantenete la calma! Il capo della fazione non sembra essere contento di quello che sta succedendo! Lo stanno bruciando! L'hanno... Oh mio Dio! Il capo sono io, calmi! Ma cosa sta succedendo? È un ammutinamento! Gli stanno scavando un buco? Oh no! Ma perché sta succedendo questo? Signore, mi dispiace! Perché l'hanno chiuso? Lo hanno chiuso qua dentro! Ah, ecco perché! Ora il nostro capo è Lion! Oh, ma... Oh mio Dio, ma... Beh, diciamo che la questione è sfuggita un pochettino di mano, ma giusto quel pelino, eh! Il capo è rimasto chiuso là sotto e tutti i suoi ex soldati in questo momento vogliono me come capo. Beh, questa giornata è iniziata per il verso sbagliato, ma devo dire che sta cambiando per il migliore dei modi in pochissimo tempo. Non solo sono stato invitato in una fazione, oddio, magari non è proprio la più forte, visto che vivono in una grotta brutta, Mi piacete già tantissimo, siete l'epopea di soldati migliore che io abbia mai visto. Bravi, perfetto, mi piace un cifro. Allora, mi dispiace un po' per il capo. Ma signore, sono convinto che se lei si comporta bene, prima o poi la tireranno fuori. E probabilmente è successo un po', sa, no, il nuovo capo sono io, quindi lei è qua sotto nel buco. Di solito succede così, no? Però no, non si preoccupi, non si preoccupi, non si preoccupi. Allora, iniziamo subito. Ognuno di voi, soldati, miei nuovi soldati, partendo da questo boscaiolo, sarà e sarete il mio corpo di guardie. Insieme conquisteremo questo server. Insieme saremo l'esercito più temuto di ogni guerra. Le persone avranno paura a incontrare il nostro sguardo. Hai capito, soldatessa rosa? Non ha capito tanto bene, secondo me. Mi sa che dobbiamo fare un'altra gabbia un giorno di questi. Ma questo non è il giorno giusto. Per adesso voglio che ciascuno di voi mi porti, mi presenti ciò che ha raccolto per questo giorno. Voi avete lavorato duro aspettando il capo vero, quello che vi avrebbe condotto alla vittoria, non come quello là nel buco, che fino ad ora l'unica cosa che vi ha fatto fare è stata creare questa caverna che, lasciatemelo dire, sembra proprio la tana di dei topi, mamma mia. La prima cosa che facciamo sarà rinnovarla da testa a piedi, Che cosa hai portato? Vediamo un po'. Ah, una cassa. Mi piacciono le casse perché nascondono preziosità. Fammi vedere. Stupiscimi. Oh, un sacco di legname e di torce. La perfetta base per un'ottima vittoria. Tu, signorino, vestito un po' da bimbo minchia, ma sono convinto che resterai... resterai un ottimo soldato. Che cosa hai portato? Dimmi che non hai portato un walkie-talkie o qualche altra ameneria che voi giovani amate ascoltare. Fammi vedere. Ah!
Però ti ho sottovalutato a quanto pare. Utensili di ferro, picconi in abbondanza, asce, pale e anche qualche spada, anche una zappa. Bravo! Ah, una skin molto caratteristica. Chissà che cosa avrai portato. Già fatto? Beh, hai portato poca roba ma buona. Bistecche di mucca, non per smentirti, funghi e due uova di mucca. Ma senti un po', ma non è che tu sei veramente una mucca? Che cosa hai portato? Vediamo un po'. Non mi deludere, eh? Non mi deludere, perché in fondo alla fila si deve nascondere il meglio. Oh! E infatti si nasconde il meglio! Ossidiana, 2,5 stacche! Questa sarà perfetta per rafforzare le basi! Ottimo, ottimo! Perfetto, mi piace! Dimmi che non hai portato un cesso e già sarò contento! Che cosa hai messo qua nella tua cassa? Fammi vedere, fammi vedere! Ah, tu sì che conosci i miei gusti, amico mio! TNT è un accendino! È solo uno stack, ma è meglio di niente! Ma voi siete in 6, quindi uno di voi manca all'appello! Chissà dove sarà? Ah già, è nella gabbia! Signor ex capo, per caso lei ha portato qualcosa da aggiungere al mucchio? Eh? Qualche tesoro? Sì, sì! Oh, ha detto, ha portato! Quindi anche lui stava aspettando un capo, sapeva di non essere all'altezza! Liberatelo allora, liberatelo! Perfetto, esci! Esca, signor... signor ex capo! Vabbè, da ora in poi la chiamerò semplicemente uomo in giallo! Venga qua! Si trovi un posto a fianco alla fila e depositi quello che ha portato da aggiungere. Sarà sicuramente un tesorone, perché lui era l'ex capo, quindi aveva a disposizione tutte le ricchezze di questa fazione. Patate. Cioè, patate. Patate! Patate! Hai portato delle patate, ma tu eri il capo! No, non lo bruciare. Ma dove le hai messe tutte le ricchezze della fazione? In tutto sto tempo loro hanno lavorato, hanno scavato. Tutto è andato a te. Dove è nascosto tutto? Cosa ci hai fatto con l'oro, i diamanti, le ricchezze? Le ha spese per le patate? Casino online! È vera questa cosa? Che vergogna! Nell'angolo della vergogna, immediatamente! Oh, è là l'angolo della vergogna. Da adesso in avanti quello è l'angolo della vergogna. Oh, ma che vergogna! Che vergogna! Dovremmo andarci tutti nell'angolo della vergogna per vergognarci di lui. Dico bene, andiamoci. Forza, tutti nell'angolo della vergogna per qualche secondo. Oh, guarda che vergogna! Compiremo delle grandi imprese, ma adesso dobbiamo... Allora tu, prendi una delle tue asce fidate alle quali avrai anche dato il nome, eh? Portala con te e vai di sopra, disbosca l'area qui intorno in modo che loro possano fare la piantagione più bella del mondo. Vai, vai! Il bimbo e la mucca, sembrate i membri di una favola. E non voglio sapere come va a finire questa favola. Con un bimbo e una mucca vi occuperete del recupero minerali, quindi carbone, ferro, oro, diamante, ci serve di tutto. Andate nella cassa. Dove cacchio la rubate quella là? Vabbè, andate nella cassa, prendete i picconi, uno a testa, e andate a scavare. Un mostro! Come un mostro? Avete visto un mostro? Dov'è il mostro? Non vedo nessun mostro. Quello là. Ma quello non è un mostro, è uno scemo. Torna di sopra, ti ho detto di lavorare. Grazie per essere arrivati fino a qui. Vi ricordo di lasciare l'ile e da iscrivervi al secondo canale, link in descrizione.